Ciao a tutti gli amici di YouTube, sono Achille. Ho realizzato questo video per andare a spiegare a chi ancora non sa che cos'è un drone e a che cosa serve. Il drone è una macchina volante di derivazione militare. La parola drone sta a indicare aeromobile a pilotaggio remoto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è una macchina che si può pilotare sia con un computer sia con un radiocomando. Quelli militari ovviamente non hanno pilota a bordo e servono per fare missioni militari. Quelli civili invece vengono utilizzati prevalentemente per fare fotografie oppure filmati. Le prime macchine volanti erano dei quadricotteri, che sono macchine con quattro motori. Utilizzavano una tecnologia elettronica di volo open source e non era eccezionale, era interessante, dava già i primi risultati, ma non era il massimo. Dopodiché sono entrato sul mercato una ditta che ha prodotto delle macchine dell'elettronica veramente fantastica, con delle prestazioni incredibili. Diciamo che ci sono tre tipologie di apparecchiature: i quadrimotori, i sei motori e gli otto motori. I quadrimotori sono utilizzati per riprese in posti piccoli e angusti, perché sono di piccole dimensioni. I sei motori sono le macchine più in assoluto più utilizzate dai professionisti, che trasportano videocamere o macchine reflex di alta qualità. Gli otto motori anche loro portano macchine reflex o macchine digitali, ma comunque sono molto grandi e pesano molto, e quindi sì, vengono utilizzati, ma in minor modo dei sei motori. La mia passione è da sempre la cinematografia. Ho partecipato anche a qualche film e ho diretti due. Il mio sogno come filmmaker era quello di poter riprendere scene dal cielo. All'inizio ho optato per gli elicotteri, questo 6 o 7 anni fa, e prima ancora con gli aerei, ma non mi davano delle grandi soddisfazioni, il livello era veramente scarso. Dopodiché sono uscite sul mercato le prime elettroniche che hanno permesso di costruire i primi quadricotteri. Quindi io circa 3 anni e mezzo fa mi sono avvicinato a questa cosa, insieme a un ingegnere abbiamo progettato un telaio, perché i primi quadricotteri e i primi mezzi volanti non esistevano di scatola. L'abbiamo sviluppato, abbiamo speso dei mesi e del tempo, tanti danni, tanti crash, e alla fine abbiamo tirato fuori una macchina abbastanza funzionale. Il problema sostanziale è che comunque era soggetto a molte vibrazioni, quindi la qualità non era ottimale. A lungo andare sono sviluppati nuove elettroniche, nuovi sistemi. Alla fine questa ditta orientale ha rotto dei telai e dell'elettronica veramente fantastica. Quindi ho iniziato a testare questa, a svilupparla, a allenarmi, e ho notato che dava dei risultati veramente eccezionali. Non esiste macchina al mondo che possa volare o che possa circolare che sia sicura, questo è senza fuori dubbio. Comunque, quando si acquista un grado di professionalità e si ha centinaia e centinaia di ore di volo, diciamo che i rischi sono molto minori di una persona che si avvicina per la prima volta a questa cosa. Il segreto della bravura che differenzia da un professionista e un dilettante è sicuramente l'allenamento e la costanza e la voglia di apprendere e di migliorarsi. Quello che vado a presentarvi è un quadricottero, un quadrimotore. Vi faccio vedere alcune cose solo per farvi capire in linea di massima che cos'è, e poi andrò a spiegarvi in dettaglio dei particolari. Quello che vedete è un quadrimotore. Questo che vi sto indicando è la telecamera, questo è il GPS e quindi è la guida satellitare. Questi sono i quattro motori, dei motorini brushless, un sistema di trasmissione video a terra. Qua sotto, all'interno di questa unità centrale, c'è una scatola di queste dimensioni che è il cuore di questa macchina. Gestisce tutto quello che riguarda il volo, quindi bussole geomagnetiche, GPS, elettronica varia, rotazione dei motori, compensazione. Questo è il radiocomando che mi permette di pilotare il drone. Andrò ora a spiegarvi le funzioni principali utilizzando termini più semplici possibili. Ci sono due stick, con questo qua è il gas, mi permette di accelerare e quindi far alzare l'elicottero o scendere, andare a sinistra o destra facendo queste rotazioni. Di qua l'altro stick mi permette di andare in avanti, andare indietro, andare a sinistra, andare a destra. Ogni spostamento, anche di piccoli millimetri, fa muovere il drone di svariati metri.
con questo tasto aziono i carrelli retrattili sull'elicottero a 6 motori che ho. Su questo ho 3 funzioni di volo. Uno, uso il GPS, guida GPS, quindi la stabilizzazione in volo avviene tramite GPS. Guido in automatico. Gli altri tasti possono essere attivati per funzioni aggiuntive, un esempio su tutti, qua per esempio sull'elicottero a 4 pale chiamato quadricottero, aziono la macchina fotografica, faccio una foto, qua sposto la telecamera verso il basso, verso l'alto. La differenza che c'è tra un 4 motori e un 6 motori penso che sia molto evidente, almeno 10 volte più grande. Questa è una macchina da 1,650 kg, questa è una macchina da 8 kg. Nel caso dell'esacottero siamo in due a pilotarlo, io piloto la macchina fisica e il secondo pilota la telecamera, fa sì, può muovere il braccio in qualsiasi direzione, in qualsiasi modo, come potete vedere, gestendo elettronicamente con un telecomando tutte le rotazioni. Da fine febbraio 2014 entra in vigore una nuova legge che regolamenterà l'utilizzo di queste macchine qua, dove sarà importante poter dimostrare l'esperienza che si ha di volo e di conoscenza di questi mezzi. Speriamo solo che questa legge non sia una solita legge capestro italiana che impedisca a tutti noi operatori di lavorare, che abbia le regole. Fino adesso le trovo un pochino assurde, perché ci sono delle imposizioni di metri, di cose che secondo me sono un pochino fuori luogo, ma questo non sta a me a dirlo, perché non sono tenuto io a legiferare, quindi come tutte le cose ci adegueremo a questi nuovi sistemi. Sono il futuro, in tutto il mondo si utilizzano, solo in Italia ci sono queste limitazioni, e quindi andiamo a vedere come funzionerà tutto. Per il momento vi saluto. Vi do 2 riferimenti: www.cameracaronfly.com, su Facebook Camera Caronfly e su YouTube di nuovo Camera Caronfly. Vi attendo numerosi e al prossimo volo. Ricordatevi, Camera Caronfly, emozioni del cielo.